Per il premio freelance mi basta il nome e cognome. Paolo Graldi. Ma non è soltanto la sua storia personale e professionale, però sapete, quando si fa un lavoro come il nostro si dice, allora chiamiamo, c'è Paolo Graldi, noi sappiamo, mi piace sempre fare questa metafora, di puntare un compasso sulla carta del giorno e poi sapere che questo compasso girerà per 360 gradi. La ragione è semplice, ho dei pensieri così bassi che possono parlare di qualsiasi cosa, non c'è un segreto diverso. Devo parlare un attimo di Letizia, però. Non è stato detto, se non con quel garbo dovuto, che Letizia è morta di una malattia, non di un incidente, di un accidente. E questa malattia l'ha portata avanti a lungo. Ogni tanto mi veniva a trovare, io abito a Roma Nord, senti, passo a trovarti, ci sei alle 5, se ci sono vieni. E me la raccontava come se appartenesse a qualcun altro, piena di dettagli, con una freddezza partecipata, direi. Allora mi hanno fatto questo, naturalmente guarirò in 3 mesi, dovrò affrontare quest'altra situazione, naturalmente ce la farò. Nel frattempo ho chiesto di stare a riposo qualche tempo e poi riprendo a lavorare. Ti dispiace venire a presentare il libro di Contrada con Ferraro in questa libreria? Certo, questo era, al di là delle frequenti telefonate, il mio rapporto con Letizia nell'ultima fase di Letizia. In quella precedente naturalmente parlavamo di tante cose, di tanti sogni, di tante speranze, di tante incazzature, di tante lamentele, insomma di quel groviglio di sentimenti che sono tipici dei giornalisti di razza purissima, che si imbattono sempre in qualcosa che non va e che vogliono superare. Volevo raccontare questo piccolo, gigantesco frammento della vita di Letizia, che era la sua malattia, un tasto molto sensibile, e probabilmente dovrò chiedere scusa a Giovanni per averlo fatto, ma è stato un'epopea talmente bella, grande, straordinaria, di coraggio, di forza, di intelligenza, che dovevo dirlo, sono un trasgressore anch'io, un po' imprevedibile. Grazie, grazie Paolo Graldi.